Ciao a tutti, bentornati. Oggi è mercoledì, quindi corso di counting and dance da casa, livello principianti. Questa è la 12ª lezione. Significa che abbiamo già trascorso insieme un trimestre, 3 mesi, dove ho provato a spiegare i passi base. Spero di essere stata abbastanza chiara. Abbiamo visto coreografie più datate, più vecchie, fra virgolette, ma intramontabili, che continuiamo a ballare, di evergreen. Abbiamo visto coreografie un po' più recenti e ricordo che troverete tutte le video lezioni all'interno del gruppo Facebook quotidianamente oppure su YouTube, canale Western Catalan, c'è la playlist legata alla rubrica del mercoledì, quindi avrete tutti i balli, avete la possibilità di rallentare la velocità dei video, utile nel ballato, soprattutto per i balli un po' più veloci. Oggi intendo spiegare una coreografia molto carina, mi è piaciuta, l'ho vista in una diretta Facebook di Lily dei The Travelers, Lily e Mario Holsteiner. E il ballo si chiama We Live Only Once, non è loro il ballo, la coreografia è danese, la coreografa viene dalla Danimarca, il ballo del 2015, febbraio 2015, si chiama We Only Live Once, è un 32 passi, un bello base, 4 muri, non ha tag, non ha restart e mi piace perché oltre si può ballare sicuramente su due musiche. Una è quella legata appunto alla coreografia sulla quale è stata creata appunto il ballo ed è We Only Live Once di Shannon Noll. Altrimenti, a mio avviso, il ballo sta benissimo su Candy di Robbie Williams. Non è country, è pop, ma la coreografia veramente veste alla perfezione anche quella musica. Quindi, perché non provare a farla? È davvero alla portata di tutti, a livello principianti, base, non è assolutamente difficile. Proviamo a farla. Allora, ore 12. Partiamo facendo due passi in avanti, passo destro e sinistro, destro e sinistro. Da qui faremo un mambo step con la gamba destra. In cosa consiste il mambo step? Faremo un rock step in avanti, quindi due cambi peso, porto il peso sul piede destro facendo un passo in avanti e recupero il peso del corpo al piede sinistro e subito dopo faccio un passo indietro col piede destro. Quindi faccio questo movimento, destro avanti, recupero il peso sinistro, destro indietro. Da qui, finiamo la prima ottava, facciamo due passi indietro, partendo col piede sinistro, indietro il sinistro, indietro il destro e chiudiamo l'ottava con un coaster step di gamba sinistra, passo che abbiamo già visto un po' di volte. Porto indietro il piede sinistro, il destro, torno in avanti col peso sul sinistro. Quindi, due passi avanti, partendo col destro, destro, sinistro, destro avanti, recupero, destro indietro, indietro il sinistro, indietro il destro, coaster step. Conterò 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ancora 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. C'è differenza tra il mambo step e il coaster step, sono due passi completamente diversi. Nel mambo step, ci può essere sia in avanti che all'indietro, in avanti e questo, all'indietro e questo. Il coaster step è diverso perché i piedi si muovono 3 volte, il piede sinistro se faccio un coaster step indietro col destro si muove anche lui, va indietro e torna in avanti in appoggio sul destro. È diverso dal mambo, eh? Tenete sempre a mente questa differenza tra il coaster step e il mambo step.
Da qui ancora una volta, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ci muoviamo in diagonale. Verso destra, quindi andremo, tenendo a mente l'orologio, fra le 12 e le 15. Questa parte in diagonale faremo un passo in avanti col piede destro, lock, incrocio la gamba sinistra, dietro la destra, piegandomi leggermente, mi piego leggermente sulle ginocchia, lock, i piedi hanno questa posizione, quindi avanti e destra, lock, e da qui faccio un altro step, lock step, in avanti, sempre in diagonale, più veloce, step, lock step, che assomiglia anche molto a uno shuffle, un cha 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 in diagonale, la differenza è veramente minima, ma sullo scritto c'è scritto step lock step. Allora, avanti destra, incrocio, step lock step. Stessa cosa a sinistra, quindi diagonale verso sinistra, fra le ore 12 e le ore 9 mi giro, passo avanti con sinistra, lock, incrocio dietro la destra, step lock step. Shuffle in avanti, ancora questa parte in diagonale, avanti, incrocio, step, lock, step, avanti, incrocio, step, lock, step. Conteremo 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ancora qua, 7, 8, avanti, avanti, mambo, step, indietro, indietro, coaster, step. Diagonale, avanti, lock, step, lock, step, avanti, lock, step, lock, step. Da qui, terzo ottavo. Faccio un rock step in avanti in diagonale. Quindi porto in avanti il piede destro, incrociando sopra il sinistro e recupero il peso. E mi muovo, sempre rimanendo le ore 12, mi muovo verso destra facendo uno shuffle laterale o chassé. Rock, step, chassé laterale. Quindi, 1, 2, 3 e 4. Verso destra faccio una cosa simile, non identica. Spiego. Faccio un rock step in diagonale, incrocio la gamba sinistra sulla destra, riprendo il peso da destra. Da qui farò uno shuffle laterale, come ho fatto verso destra, lo farò verso sinistra, ma sull'ultimo passo mi giro un quarto a sinistra. Quindi appoggio il sinistro guardando le ore 12, chiudo con destro e mi giro un quarto a sinistra. Guardo le ore 9. Quindi 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Sull'8 mi giro. 5, 6, 7 e 8. Questa è la terza ottava. Ancora più qua. 7, 8, avanti, avanti. Mambo step. Indietro, indietro. Coaster step. Diagonale step. Lock. Step, lock, step. Diagonale step. Lock. Step, lock, step. Rock, step. Chassé laterale. Rock, step. Mi giro di un quarto. Da qui, ultima ottava, faccio un passo in avanti col piede destro, andando ad incrociare quasi sul sinistro, e faccio un appoggio di punta laterale col piede sinistro. Quindi, poi il peso sulla gamba sinistra, avanti, punta. Stessa cosa la faccio con la gamba sinistra, cioè faccio un passo in avanti, incrociando sopra la destra, punta laterale. Col piede destro. Sono qui, 1, 2, 3, 4. Gli ultimi 4 passi e ho chiuso l'ottava, la quarta ottava e tutto il ballo è un jazz box sul posto, senza giri, siamo già sul nuovo muro. Alle ore 9 incrocio il piede destro sul sinistro, indietro col sinistro, indietro col destro, avanti col sinistro. Quindi ho un jazz box dove termino col piede sinistro in avanti. Conterò 7, 8, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. E abbiamo finito il ballo. Il ballo non ha tag, non ha tags, non ha restarts, non ha parti dove dobbiamo ricominciare, non ha passi aggiuntivi, tag. Finisce così, dall'inizio della musica alla fine. Rivediamo i passi e poi vediamo il punteggio. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne abbiamo altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock step, shuffle laterale, rock step, shuffle in giro 4, avanti, punta, incrocio e sinistro in avanti. Jet box. Ancora 7, 8, avanti, mambo step, indietro, coaster step, step, lock, step, lock, step, step, lock, step, lock, step, rock, step, chassé laterale, rock, step, chassé in giro quarto, avanti, punta, jet box e sinistro avanti. Conteggio e poi lo balliamo.